ad uno, in fila e in silenzio, come in un rito funebre, si sono avvicinati al braciere che avevano allestito per l'occasione. Poi hanno dato fuoco al curriculum, il bene che considerano più prezioso e che con gli annunciati tagli del governo rischia di essere sempre più mortificato e umiliato. L'originale forma di protesta dei ricercatori universitari che proprio davanti al Tempio della Cultura, l'Ateneo di Bari, hanno voluto esprimere così il loro dissenso. Con loro in piazza anche studenti, personale amministrativo e docenti, tutti d'accordo su un punto: basta una politica suicida che sul fronte della conoscenza ha fatto crollare l'Italia agli ultimi posti delle classifiche mondiali, dietro anche a Polonia, Repubblica Ceca e Portogallo. Noi oggi siamo agli ultimi posti in tutte le graduatorie del mondo e la crisi, che spesso viene presa come elemento per giustificare questi tagli, non è una giustificazione, è un aggravante, perché tutti i paesi più sviluppati in questo preciso istante, in piena crisi, per rilanciare le proprie economie, i propri paesi, stanno investendo e lo stanno facendo in maniera massiccia in ricerca e sviluppo. Noi siamo l'unico paese occidentale o l'unico paese fra quelli sviluppati che andiamo in controtendenza, cioè tagliamo laddove oggi bisognerebbe investire per rilanciare anche da un punto di vista economico e non solo sociale e culturale il nostro paese.